Finisce senza vinti né vincitori lo scontro al vertice tra il Gilars e la Palma. 0-0 è il risultato più giusto al termine di una gara in cui le due squadre si sono equivalse. Meglio gli algheresi nel primo tempo, maggiore la supremazia territoriale dei ragazzi di Crudina nella ripresa. Comunque due squadre che possono ambire al salto di categoria. Il Gilars sta schiera Rota, Princiotta, Scarfò, Musu, Porcedda, Surano, Patteri, Marinu, Ferraro, Mingoia e Sanna. La Palma, privo del mister Giovanni Muroni, sostituito dal vice Cariola, risponde con Saragato, Addis, Arrigo, Marceddu, Nieddu, Urgias, Monti, De Rudas, Cecconello, Serra e Amadu. Arbitro Scurrilli di Cagliari, locali in maglia bianca. Subito in avvio La Palma si fa vedere con un tentativo aereo di Serra, che non va a buon fine. Ghilarza replica con un inserimento di Mingoia, sul quale è provvidenziale l'uscita di Saragato. Al 20° pregevole inserimento dalle retrovie di Rudas, che lascia partire un bolide che sfiora la traversa. Alla mezz'ora ancora Serra trova spazio sulla sinistra, la conclusione è facile preda del portiere. La squadra di casa cerca di penetrare centralmente con il duo Ferraro-Patteri, ma la difesa catalana non concede varchi. Alla ripresa delle ostilità formazioni immutate. Il primo a tentare la sorpresa da fuori è Nieddu, il rimbalzo per poco non sorprende Rota. Ghilarza avanza il baricentro su un tiro strozzato di Marinu, Patteri non riesce a correggere in rete. La palla gol più nitida della partita capita al numero 8 di casa, che solo in aria non riesce a metterla dentro, tra la disperazione dei sostenitori locali. Ferraro è una minaccia costante per i difensori ospiti, altro cross in aria che non sortisce effetto. Poco dopo il centravanti riesce a tirare, ma senza precisione. Sui calci piazzati La Palma allenta la pressione, la bomba di Cecconello fa tremare la traversa di Rota. Bello scambio sulla sinistra tra Ferraro e Scarfò, che scodella in aria. La retroguardia algherese si salva con un po' di affanno. Ancora l'ex mancino del Macomer chiede e ottiene lo scambio da Musu e trova via libera. Ma l'assistente alza bandierina tra le contestazioni del pubblico e della panchina ghilarzese. Grudina fa entrare l'intramontabile Stefano Puzzulu e pinna, ma in fase realizzativa manca sempre la zampata vincente. I padroni di casa tentano anche il gioco aereo, eppure il gol resta una chimera. L'ultima chance capita sui piedi di Mingoia su calcio piazzato. Saragato ancora una volta non si fa sorprendere. Finisce 0-0, il duello per la promozione continua sugli altri campi.